Benvenuti nel mio canale. Allora, mi è arrivato il momento di fare questo cappellino, il cappellino da pescatore. Allora, ve l'ho fatto vedere nel video, ecco, ve lo faccio vedere così. Allora, questo cappellino io l'ho fatto in base un po' alla misura della testa mia e un po' alla misura della mia modella. Il capoccione, se non ce l'avete non vi preoccupate, magari trovatelo sulla vostra testa, insomma, fate un po' come vi riesce meglio. Allora, vi faccio vedere le misure. All'incirca la misura di questa, quella più importante è questa, perché poi il resto, insomma, quella dove si fanno gli aumenti è questa, poi qui non si fanno. Allora, all'incirca misura, ma facciamo un 20 così, all'incirca, fino a qua. Perché fino a qua? Perché io ho fatto gli aumenti fino a qua. Allora, io ho fatto gli aumenti fino a qua. Dal filo bianco io aumenti non ne ho fatti più, perché poi dovevo ottenere questa cosa di scendere. Ora vi consiglio di farlo un pochino più stretto della vostra misura, cioè che vi calza proprio un po' strettino, perché il cappello avrà la tendenza, essendo fatto all'uncinetto, avrà la tendenza ad allargarsi, i punti avranno la tendenza ad allargarsi man mano che lo usate e lo riusate. Quindi se ci riuscite fatelo un pochettino più stretto, io così l'ho fatto. Ma se vi fa piacere invece avere un cappello più comodo, ecco, allora aumenterete di un altro giro. Ora poi vi faccio vedere, io ho preso degli appunti, poi vi spiego altre cose, perché tanto lo farò, il video lo farò in varie parti, non lo farò tutto insieme, altrimenti non si capirà più niente. Allora, quello che vi serve ve lo dico subito, a parte il filo, stavolta comincerò con il rosa, perché l'arancione si è quasi finito. L'uncinetto numero 2,5, ma 2-3 va pure bene. Poi dei segnapunti. Se non ce li avete, potete usare le spille da balia. Una volta si usavano queste, oppure anche questi vanno bene, sono quelli delle camicie, aghi da lana, questi li ho presi alla Tessiland, delle forbici e poi un pezzo di carta dove prendere degli appunti, perché insomma, se uno si perde un attimo nell'esecuzione, almeno prende degli appunti e sa che cosa sta facendo. Per esempio, io ho segnato primo giro, secondo giro, terzo giro, quarto giro, eccetera, eccetera. Io mi sono fermato con gli aumenti fino a qui. Ne ho messo uno in più se voi desiderate fare un aumento in più, praticamente. E basta. E poi vi spiego, mi fermerò qui poi, perché poi il resto lo farò. E poi vi spiegherò anche il cambio di colore. Allora, per iniziare dobbiamo fare il cerchio magico. Il cerchio magico come si fa? Si tiene la parte corta del filo verso di voi e la parte più lunga dall'altra parte. Allora, fate girare il filo sul dito e tenetelo così. Poi sollevate il primo filo, mettete un uncinetto, tirate il secondo e fate una catenella, poi sfilate il dito e iniziamo. Allora, il primo giro è fatto di 8 maglie mezze alte, quindi cominciamo 1 e 2 catenelle, poi una. La mezza maglia alta si fa così: si prende il filo sull'uncinetto, si entra,
si tira il filo, poi si riprende il filo e si fa passare l'uncinetto da tutte e tre le maglie, tutte e tre le catenelle. Allora, siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la codina. Tiriamo la codina molto stretta verso il basso, tenendo questo molto stretto in modo che il foro si chiude abbastanza bene. Se vedete che non è chiuso bene, fate così, ecco, tirate ancora, ecco, ora si è chiuso. A questo punto dobbiamo chiudere. Abbiamo fatto il primo giro e dobbiamo chiudere con una maglia bassissima prendendo agganciandoci alla prima maglia del giro. Quindi facciamo passare il filo, tiriamo e chiudiamo con la maglia bassissima. E abbiamo completato il primo giro di 8 maglie mezze alte. Poi ce l'abbiamo qui. Allora dobbiamo fare il secondo. Il secondo è fatto di 2 mezze maglie alte in ogni maglia. Quindi in ogni maglia per 8 volte, quindi dovete ottenere 16. Allora facciamo così. 1 e 2. Ricominciamo. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, ne sto facendo 2 in ogni maglia, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, scusate, e 16. E chiudiamo con una maglia bassissima. Sempre agganciamoci alla prima maglia del giro. Quindi tiriamo il filo e chiudiamo. Ora dobbiamo fare la terza. Il terzo giro è fatto di 2 maglie mezze alte nella stessa maglia. Una maglia mezza alta singola, 2 maglie mezze alte a ripetizione, cioè alternandosi, diciamo, questo con questo, con questo, poi di nuovo una mezza maglia alta. Ora ve lo faccio vedere per 8 volte fino a ottenere 24. Allora, 1 e 2. Sempre, prima facciamo le 2 catenelle, poi una e due nella stessa maglia, 3 singola, poi 4 e 5 nella stessa maglia, 6 singola. Quindi 7, 8, 7 e 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13 e 14, 15, 16, 17 nella stessa maglia, 16, 17 nella stessa maglia, 18, 19, 20 nella stessa maglia, 21, 22, 23 e 24. Agganciamoci di nuovo alla prima maglia. Fatta un po' strettina e chiudiamo con la maglia bassissima. Ora dobbiamo fare il quarto giro. Allora, al quarto giro dobbiamo fare due mezze maglie alte, una mezza maglia alta, una mezza maglia alta, quindi due singole e poi due doppie per 8 volte, per un totale di 32. Quindi siamo qui. Una e due catenelle. Poi cominciamo. Una, due nella stessa, tre singola, quattro singola, cinque e sei nella stessa, sette, otto, nove e dieci. 11, 12, 13 e 14, 15, 16, 17 e 18, 19, 20, 21 e 22, 23, 24, 25 e 26, 27, 28, 29 e 29 e 30, 31 e 32 e chiudiamo di nuovo il giro con una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare una maglia bassissima, ecco, dobbiamo fare, abbiamo fatto questo, quindi 32. Allora dobbiamo fare il quinto giro e noi dobbiamo ottenere 40. Io prima di andare avanti controllo, allora conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Oh, allora, quindi facciamo 1 e 2. Poi, sempre facciamo 2 maglie basse. Scusate, due mezze maglie alte,
mi sono fissato queste maglie basse e appunto dobbiamo ottenere 40. Quindi allora dobbiamo fare la stessa cosa, però facendo anziché 2 aumentando sempre, quindi facendo 3, perché prima ne abbiamo fatte una, poi ne abbiamo fatte 2 e ora ne dobbiamo fare, quindi abbiamo fatte 2 e ora ne dobbiamo fare 3. Cioè l'aumento consiste in questo: praticamente ogni 2 mezze maglie alte bisogna aumentare anche le maglie singole. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15, 16, 17, doppia, 18, 19, 20, 21 e 22 insieme, 23, 24, 25, 26 e 27, doppie, doppio, 28, 29 e 30, 31, 32, doppio, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, e ci siamo. Di nuovo chiudiamo qui sempre nella prima maglia del primo giro, che poi sono le catenelle, e siamo a 40. Ora siamo a sesto, dobbiamo fare sempre la stessa cosa, io per accorciare ho scritto direttamente i numeri, sennò. Quindi aumentiamo di 1, quindi prima erano 3, ora diventeranno 4 singole e poi sempre doppie fino a ottenere 48. 1 e 2 catenelle, una maglia mezza alta, mezza maglia alta, 2. Ora abbiamo detto che dobbiamo fare 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi dobbiamo fare doppie, quindi contiamo un attimo, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi 9, 10, 11 e 12 singole, 13 e 14 doppie, 15, 16, 17,
18. Poi controllate che ne avete fatte 4, perché ogni tanto è facile confondersi. Io sono specializzata nel confondermi, quindi 1, 2, 3 e 4. Oh, quindi ora dobbiamo fare la doppia. 1 e 2. Quindi ricontiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, doppio, 27, 28, 29, 78, 29, 30, 31 e 32. Oggi fa un caldo. 32, 1, 2, 3, 32, 33, 34, 35 e 36. Ok, e 36. Sì. 36, 37, 38, 39. 40, 41 e 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 e 48. Oh, e ci siamo. Chiudiamo al solito nella prima maglia. Dobbiamo trovare la prima maglia, che è questa. Questa qui. Ok. Oh, quindi siamo arrivati a 48. Sì, perché ne abbiamo fatto 4, quindi siamo qui, 48. Siamo a buon punto. A questo punto possiamo iniziare a cambiare il colore. Dunque, il colore che più ci piace, ci piace, ci piace, quale ci piace? Cambiamo il colore con il rosa chiaro. Guardate. Ho trovato questo. Vediamo cosa ci esce con questo colore. È un altro tipo di rosa. Allora, vi dico come fare il cambio di colore. Dunque, dov'è? Eccolo qua. Allora, prendiamo il nostro filo. Adesso lo tolgo, se no non si capisce niente. Prendiamo il nostro filo. E lo teniamo così, sempre dalla parte più corta verso di noi e la parte più lunga verso dall'altra parte. Poi mettiamoci così, prendiamo il filo e lo facciamo passare dall'asola. Poi il filo di questo colore lo tiriamo bene e già iniziamo a lavorare con questo, quindi 1 e 2. Se volete questo filo, se vi riesce, insomma, provateci, lo potete già nascondere così ve lo sistemate già. Quindi, questo lo tagliamo, perché in questo momento non ci serve più. Quindi lo tagliamo, ecco, e lo togliamo. Anzi, facciamo una cosa. Se
Facciamo una cosa, vi faccio vedere una cosa che potete fare. Allora, il filo corto, questo è il filo, l'altro filo corto, eccolo qua. Ecco, li potete annodare. Così. Io non l'ho fatto nella lavorazione per fare più presto, ma è una cosa che vi consiglio di fare perché così non dovete fare poi tutto il lavoro dopo. Oh. Allora, prendiamo però solo il filo che ci serve, eccolo qua, un attimo, ecco. E questo lo facciamo passare di sotto, anche l'altro lo facciamo passare di sotto, che è questo qui. Preparatevelo. Ecco, così già lo nascondete durante la lavorazione. Quindi abbiamo detto che dobbiamo fare due maglie alte, mezze alte, una e due. Vediamo come mi viene perché non lo so. Poi, ora dobbiamo fare 5. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Siamo arrivati qua, quindi ne dobbiamo fare, giusto, ne dobbiamo fare 5. Quindi, due mezze maglie alte. 5 mezze maglie alte singole, 2 mezze maglie alte a ripetizione, alternate per 8 volte per un totale di 56. Quindi noi dobbiamo tenere 56 mezze maglie alte. Quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Un momento, che qui mi è scappato il filo di sotto. E 7, quindi 2, 2 qui, non si vede molto questo filo, vabbè, comunque 2. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, 5. Dopodiché dovete fare 2. Una e 2. Poi di nuovo 5 singole, 1, 2, 3. 4 e 5. E poi di nuovo doppio. Ora io farò una cosa. Per accelerare i tempi, perché ormai l'avete capito quello che dovete fare, vedete, si vede pure l'aumento, quindi anche se il distacco è poco, sinceramente non si vede molto bene, quindi adesso voi magari usate, che ne so, un blu, quello che vi pare, insomma, un colore che si vede, che si nota. Ora, visto che voi avete capito sicuramente il meccanismo, quindi abbiamo detto due doppie, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, vedete? Poi ne abbiamo altre due doppie. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e due doppie. Io adesso stacco e farò così, staccherò ogni volta per arrivare a fine giro e poi a ogni giro lo riattacco praticamente in modo da accorciare, altrimenti veramente diventa noiosissimo. Poi vi dico quando è il momento di finire il
Gli aumenti, ecco, io ovviamente vi dirò a che punto dovete smettere di aumentare. E poi un'altra cosa, naturalmente vi volevo, come dire, rammentare, ricordare che se l'avete capito, il meccanismo è questo, cioè, ricapitolando, noi siamo arrivati qui, quindi dobbiamo ottenere 56 e stiamo facendo. Sempre con gli aumenti che sono sempre gli stessi, stiamo aumentando anche le maglie singole. Ecco, la cosa importante è questa. Quindi noi siamo partiti da 8 maglie, poi le abbiamo fatte diventare 16 il doppio, e poi abbiamo aumentato prima di una fra quelle doppie, una, poi due fra quelle doppie, due. Fra quelle doppie 3 e così via 4, 5, cioè potete farlo anche voi, l'importante è che vi fate il conto, perché voi dovete sommare praticamente, funziona così, per esempio a questo punto avete 48, basta che aggiungete 8 e ottenete 56, distribuito però in questo modo qua, cioè 2 mezze maglie alte, 5 maglie, mezze maglie alte singole, più 2 per 8 uguale 56. Se voi fate il fermo immagine fino a qua, potete copiare quello che ho scritto io e potete andare avanti. Io adesso vado avanti e man mano vi faccio vedere ripeto, il video lo farò in un po' alla volta, ecco, in varie fasi, in modo da non creare, già sto creando confusione, forse, non lo so, ditemi voi insomma, se sono abbastanza chiaro oppure no. Ma il meccanismo è questo, fino a che avete bisogno di aumenti, dovete fare questo. Dopodiché, possiamo arrivare anche a questo, e dopo di questo, 15 al 12, non ci sono aumenti. Quindi per ora mi fermo qua, ripeto, fate un fermo immagine, se volete copiate e niente, io adesso vi saluto e proseguo e poi ai prossimi giri mi rifaccio, insomma, continuo il video, va bene? Vi saluto e ci vediamo fra un po'. Ciao ciao! Eccoci qua, allora, alla fine ho deciso di utilizzare il bianco perché il colore, quello che avevo scelto, non mi piaceva e quindi non si vedeva. E quindi il primo stacco ho deciso di farlo appunto con il bianco. Il bianco in questione è questo. Ed è Amanda 5, quindi numero 5. Ecco qua, bianco. Qui sono segnati. Praticamente c'è la misura dell'uncinetto 1,5 oppure 2. Comunque è il numero 5 e lo spessore è questo, quindi vi consiglio di usare questo. Allora, io qui ho messo i segnapunti. Perché ho messo i segnapunti? Io adesso li toglierò, ma li ho messi per farvi vedere. Se vi confondete, per esempio, potete utilizzare i segnapunti per ricordare, per avere diciamo, un punto di riferimento e ricordare dove avete fatto l'aumento, appunto in questi punti qua. E in modo anche da poter contare, visto che gli aumenti praticamente sono sempre 8, ricordare, contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi se volete potete utilizzare questo sistema. Allora, noi siamo arrivati al giro numero, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi siamo a 7.
siamo a dov'è qui? Al numero 7, quindi dobbiamo ottenere 56. Dobbiamo ottenere 56 sempre con lo stesso sistema. Se voi vedete qui c'è per esempio qui c'è una sezione, sono appunto di suddivisi, quindi un doppio, poi 1, 2, 3, 4 e 5 e poi un altro doppio, quindi contiamo. Allora, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Quindi abbiamo fatto un doppio. Mettiamo un segnapunti. Voi se lo volete fare, fatelo, se vi fa più comodo. È un suggerimento che vi sto dando. Se no, se non ne avete bisogno, non lo fate. Allora, andiamo avanti, facciamo 5. Quindi 1, 2, il motore che passa, questi non mancano mai, 4 e 5, ecco, e ora dobbiamo fare un altro doppio. Noi dobbiamo ottenere, abbiamo detto, 56, quindi vediamo un po' a che punto siamo. Siamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, quindi dobbiamo fare l'aumento. 37, mettiamo un altro segnapunti. Allora, uno lo mettiamo qui e un altro lo mettiamo qui. Siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne mancano 2, quindi 1, 2, 3. 4, 5, 5 e un altro doppio. Altro doppio, mettiamo un altro segno punti. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 e 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. Quarantacinque, quarantasei, quarantasette, quarantasette. 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55 e 56. Oh. Quindi noi dobbiamo mettere, dobbiamo chiudere, togliamo questo qua, con una maglia bassissima. Togliamo tutti questi, e cambiamo il colore. Cambiamo il colore, il cambio di colore lo facciamo con un rosso, anzi lo facciamo con un blu, ecco, facciamo con un blu. Così facciamo un po' di stacco già. Allora, cambio di colore come prima. Allora, prendiamo il filo, lo facciamo entrare, tiriamo il filo bianco, giriamo, tenere fermo tutto, il filo bianco lo dobbiamo tagliare, quindi per tenere fermo tutto annodiamo senza stringere proprio, non tantissimo, ecco. Ogni tanto controllate il centro, se vedete, in questo caso no, ma se vedete che si sta allargando, voi la codina ogni tanto la tirate, così si richiude. Controllatela sempre, può essere che si apre durante la lavorazione. Allora, abbiamo detto il blu, quindi siamo, abbiamo fatto il 56, adesso noi dobbiamo fare il 64. Quindi siamo all'ottavo giro. Quindi l'ottavo giro sarà fatto di 6 maglie, mezze maglie alte singole, contando anche quelle doppie. Allora, abbiamo fatto le due catenelle, quindi facciamo una e due. Poi facciamo 1 2 3 4 5 e 6. Perché ora dobbiamo fare 6 singoli, quindi uno e due. Sto nascondendo il filo dietro. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Uno e due, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
19, 20, 21, 22, 23 e 24. Cinque e 26 e così via. Poi continuate sempre con questo sistema. Se volete mettete segnapunti così, sempre dove ci sono i doppi, e ci vediamo alla fine del giro. A dopo. Allora, eccoci arrivati alla fine del giro e abbiamo ottenuto 64. Ora voi dovete andare avanti facendo nel prossimo 2 mezze maglie alte, 7 mezze maglie alte singole, una in più quindi, poi 2 mezze maglie alte per 8 volte fino a ottenere 72. Mancano gli ultimi due giri e al decimo giro dovete fare 8 mezze maglie alte. Cioè no, due mezze maglie alte, 8 mezze maglie alte singole, 2 mezze maglie alte per 8 volte fino a ottenere 80 e così via. Ripeto, se volete fare in base a quello che vi sta venendo fuori, se volete potete continuare ad aumentare. Io mi sono fermata all'undicesimo come giro di aumento in più. E lo posso anche fare così, magari poi vi faccio vedere la differenza fra il cappellino che ho fatto, quello precedente, e quest'altro. Ecco, farò così, quindi farò l'undicesimo e ci vediamo all'undicesimo giro. A dopo. Allora, eccoci qua con l'undicesimo giro. Vi avevo detto che l'altro cappellino l'avevo fermato a 10 giri, cioè qui, parlando di aumenti, ho deciso di fare un aumento in più, un giro in più di aumenti, quindi questo qui, l'undicesimo giro, che è questo verde, quindi sarà fatto con 2 mezze maglie alte insieme, 9 mezze maglie alte singole, 2 mezze maglie alte eccetera alternate per 8 volte per un totale di 88. Quindi siamo alla prima riga, diciamo, quindi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Andiamo avanti. 14 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, contiamo, 20, 21. Devono essere, abbiamo detto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne manca uno, 9. Se ci fate caso all'aumento, viene sempre sotto l'aumento, cioè viene sopra l'aumento che abbiamo fatto nel giro precedente, vedete? Quindi voi vi potete anche regolare in base a questo. Quindi abbiamo detto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, un momento, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok, 35, qui devo fare un aumento perché devono essere, abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, oh. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, contiamo, 3, 4, 44, 45 e 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, no, qui ho sbagliato, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, eccoci qua, 88, scusate, qui,
Oh, a questo punto noi stiriamo bene il nostro lavoro. Ecco qui, tiriamo bene. In modo che si allarghi un po', ecco, a questo punto noi abbiamo fatto il famoso giro in più che dicevamo qui. Ho fatto l'undicesimo giro e ho ottenuto 88. Ora me lo segno, 88. A partire dal dodicesimo giro, quindi dopo questo verde, non si faranno più aumenti e io ho portato avanti il lavoro dell'altro cappellino per 21 giri. Quindi contate, ma 21 giri in base alla, diciamo, a mio piacimento, cioè in base alla lunghezza che volevo ottenere io. Se voi lo volete fare uguale, lo fate uguale. Se lo volete più lungo, fate più giri. E qui in questo momento, diciamo che in questo con questa lavorazione finisce la prima parte del cappellino. Quindi, nella seconda parte io vi farò vedere come fare diciamo come lavorare i primi giri senza gli aumenti. Ne farò un paio e ci vediamo al prossimo tutorial, cioè alla prossima puntata, diciamo, quindi la seconda puntata di questo tutorial, e vi dirò cosa fare. Quindi per il momento vi saluto e vi mando un bacio e non so, fatemi sapere. Ah, vi volevo dire un'altra cosa. Per quanto riguarda l'accostamento di colori, io sto improvvisando, quindi una cosa importante volevo dire. Allora, in questo caso, quando si vede un cappellino così, dice, si può dire, insomma, i colori sono messi a casaccio. Come si suol dire, no? Però in realtà i colori sì, sono messi un po' così, però in realtà c'è un criterio. Questo criterio è basato su l'inizio, cioè per esempio l'inizio arancione in questo caso, e io ho finito con l'arancione, quindi per riprendere un attimo il tema d'inizio. Quindi per finire con lo stesso colore. Per quanto riguarda l'accostamento di colori, la cosa importante è il bianco, che è fondamentale per fare il distacco di colore, diciamo per staccare un attimo, ecco, se fosse tutto colorato, magari farebbe più impressione, non lo so, sarebbero ancora più attaccati questi colori. Quindi serve proprio a fare una separazione per i prossimi colori che vogliamo abbinare. Quindi, dopo il bianco, io ho deciso di mettere il verde perché sta bene anche con l'arancione. Quindi, che cosa ho fatto? Dopo il verde ho messo un celestino. Dopo il celestino ho voluto fare un altro distacco di colore forte, quindi rosso, abbinato però al rosa, perché il rosa si abbina bene con il rosso anche per fare un colore più chiaro. Quindi ho staccato di nuovo con il bianco, quindi per separare di nuovo la stessa cosa ho fatto col blu e il giallo, perché blu e giallo stanno bene insieme. Dopodiché ho proseguito con sempre il colore celeste perché sta bene con il giallo. Dopo il colore celeste ho voluto mettere il verde acqua, che è un colore pastello, quindi molto tenue, per fare una cosa un po' più così, soft, non so come devo dire, per riprendere poi con l'arancione.
dopo l'arancione, che è un colore sempre molto, questo tipo di arancione, voi non lo vedete, magari non si nota, non lo so, ma è un arancione molto forte, è parecchio, proprio molto molto arancione, carico, ho messo un altro bianco. Dopo il bianco ho rimesso, anzi ho messo un verde che non è questo qui, ho messo questo verde qua. Che pure è un colore abbastanza carico, un bel verde, diciamo, brillante, ecco. E poi ho ripreso con il celestino per staccare, ma voi potete mettere anche, che so, un'altra fila di questo, insomma. Poi ho voluto riprendere questo, tutto questo, fino a qua. Fino a qua. Questa riga l'ho inventata io, nel senso, cioè non è che l'ho inventata io, il punto non l'ho inventato io, ho voluto staccare un attimo e fare un'alternanza di blu con giallo, eccetera, eccetera, nella stessa riga. Poi vi spiegherò come farlo. Insomma, alla fine ho ripreso, dopo il giallo, ho ripreso questi colori qui. Cioè il celeste e il verde acqua per finire con l'arancione. Ecco, questo è diciamo, la sequenza di colori che io ho abbinato man mano che lavoravo. E la stessa cosa farò con questo. Ho iniziato con il rosa, sempre acceso. Ho fatto il distacco di bianco per poi mettere blu e celeste, che stanno bene insieme. Dopo il celeste ho voluto mettere un colore. Fate così, se non sapete bene come abbinare i colori, voi fate come volete, però questo è un suggerimento che vi sto dando. Quindi fate un colore magari forte. Questo è un giallo molto acceso, non si vede, ma è molto brillante pure questo. E poi ho messo un verde invece, questo verde qui, che è un verde pistacchio, boh, non lo so, un verdino non troppo carico, però bello colorato. E poi dopo vediamo che cosa la testa cosa mi farà dire, perché forse farò un altro distacco di bianco, ma non lo so, vediamo. Quindi finito qua, cioè ho finito il video, quindi arrivati qui finisce la prima parte del video. Poi fatemi sapere se avete bisogno, ma mi sembra tutto chiaro. Domande, quello che volete voi. E quindi per il momento vi saluto. E ci vediamo alla prossima, alla seconda puntata, sempre dello stesso tutorial. Ciao a tutti, ciao ciao!